da Sanni, oggi mi trovo nella chiesa di Santo Stefano in Pane, nella zona dei Rifedi. Ecco, oggi è il primo video esterno che si fa. Guardate un po', questa è la chiesa. Adesso andiamo verso il fiume Terzolle. Ecco qua la chiesa. Guardiamo se vi faccio vedere un po'. Ecco, qui c'è una statua. Aspettate. Ecco qui tutto il paesaggio. E qui abbiamo il Terzolle, che è un affluente dell'Arno. Bello, ci sono delle zone isolate, tranquille, finalmente senza traffico e quindi una delle poche vie silenziose a Firenze. Anche correre dagli oggi. Guardate un po', infatti qui siamo in via della Quiete, che prende appunto il nome da una via molto silenziosa, insomma, in confronto a tutto il traffico che c'è in altre vie. Scusate il sole, la cascatina del Terzolle, guardate che bello, fiume. Bellissimo qui, c'è l'aria più pura poi, un po' meno inquinata di sicuro. Trovato anch'io dei rifiuti schifosi, blah, cartacce, sudice, vari escrementi vari, bottiglie, guarda qua, bottiglie, gli si dovrebbe dire, risparmio virtuoso. Pure a Firenze non è tutto oro quel che riluce. Guardate un po', bottiglie, guardate, purtroppo anche qui ci sono passati i vandali. Purtroppo adesso, zone comunque sono molto belle. Adesso andiamo ancora più in là. Sto ancora camminando lungo il torrente Terzolle. Qui la strada è sempre più stretta. Oh, che bello, guardate un po'. Guardate. Non c'è neanche una macchina, che bello! Lo sapete che qui siamo ai confini, che qui finisce Firenze. Wow! Che bello, una bellissima giornata di sole, si sta bene. Guardate. Qua c'è sempre il Terzolle, non passa nessuno, che bello. Non avevo mai visto queste strade, in 46 anni c'ero mai venuta, che fischia. Adesso voglio vedere dove continua questa strada, perché credo che si sia in via del Mulino. Probabilmente prima, non lo so, non è, forse non ci saranno stati dei mulini, però forse prende il nome da questo torrente che usavano forse per qualcosa, non lo so. Qui ci sono anche un po' di scie chimiche, eh? Adesso ve le faccio vedere, nel cielo.
Non so se si vedano le scie chimiche nel cielo, ma ci sono un pochino. Ora non so se mi riesce a inquadrarle, insomma, non lo so qua, però un po' ci sono anche degli uccelli. Ecco, qui finisce Firenze praticamente, si va verso il Monte Murello, diciamo, verso la campagna. Qui ci sono rifiuti, vediamo un po' se riesco a inquadrarli, ma ci sono un bel po', di rifiuti. Qui il torrente si fa piccolino, un po' di rifiuti ci sono, tanto naturalmente. E qui è la bella strada di campagna, bellissimo davvero, veramente una meraviglia. Bello, guarda, guardate qui che borgo, troppo bello, proprio troppo bello qua, che è silenzioso, silenzioso, ma che bello, era tanto che non sentivo silenzio. Guardate, aspetta se inquadro la chiesa, perché qui non è che sono molto brava a inquadrare. Faccio una chiesina, via delle Masse, tra via delle Gore e via delle Masse siamo entrati. Ecco, faccio vedere quest'altra parte del torrente, bello veramente. Qui il torrente si fa piccolino piccolino anche perché piove poco, non è che sia piovuto molto, qua è campagna, bello veramente. Qui non so se c'è delle ville famose, vediamo se trovo delle case abbandonate, no miseria. Adesso vado in ricerca di qualcosa di strepitoso. Sapete cosa ho scoperto, amici cari? Che questa chiesina deve essere abbandonata, guardate un po', e ci sono le finestre tutte mezzanotte scassate, quindi deve essere proprio una chiesina sconsacrata per tubo, chi lo sa? Guardate un po' il portone, poverino, tutto scorticato, mezzo. Guarda qui, io dico sono anni che qui non fanno celebre messe, mi sa. Guardate un po', aspettate, che c'è le macchine. Guardate qui tutte queste finestre trascassettate. Quindi ho scoperto pure una chiesina abbandonata, bella scoperta di Sanni. Sì, bene, guardate che bello, al prossimo video. Ciao, ciao, ciao. Salve a tutti, io sono Viola Flower. Ebbene sì, come potete sentire, esisto. Scusate se non mi faccio vedere, ma è per ovvie ragioni di privacy, eccetera. Allora, io sono la figlia di Sanni Flower e ho deciso di intervenire in questo video anch'io per mettere a tacere tutti quelli che dicevano e dubitavano della mia esistenza. Magari ad alcuni non gliene sarebbe fregato niente, però mi rivolgo per esempio a Leon Kennedy o Gino Knaus, Malia Fendenko,
ho letto in alcuni commenti, ma secondo me è Sunny Flower stessa che si finge di avere una figlia, addirittura magari la figlia c'è, ma è solo si finge lei per vedere se, cioè, basta, io ci sono, e quindi ci tenevo a dirlo e a fare questo breve video. E vabbè, niente, ora sto inquadrando l'album della Fiorentina. È vuoto perché ancora le figurine ce l'ho, ma le devo attaccare. Niente, era per mettere a tacere chi ancora non ci vede, ma in senso buono, non è che ce l'ho con voi, era che ormai mi sono stancata, mi nominate sempre e neanche credete esista, va bene. Quindi, cari Leon Kennedy, caro Ugino Knaus e Malia Fendenko, puntini puntini, io esisto. E poi ci tenevo a dire un'altra cosa. Se Sunny Flower pubblica un video su una bistecca o sul cibo o su un argomento come può essere, che ne so, Firenze, perché dovete fare commenti che non c'entrano niente, come per esempio MM, sapete a chi mi riferisco, o sui comunisti, che non c'entrano niente. Mi chiedo solo questo: fate commenti aderenti al video. Poi vabbè, possono nascere delle discussioni che non c'entrano niente, come è successo molte volte con Leon Kennedy, però io vi chiedo, fate dei commenti aderenti al video. Questo è, diciamo, è quello che volevo dire in 3 secondi, ma ci ho messo di più, scusate. Leon Kennedy, una volta mi hai scritto, sì, però Sunny Flower nel video ha detto che si può parlare di tutto, uno è libero di dire ciò che vuole. Va bene, grazie, nel senso che non è che se ti censuro perché tu dici la tua opinione. Lei intendeva potete parlare di tutto e dire la vostra opinione, ma su quel video, aderente al video, capito? Era questo quello che voleva dire. Poi se si è espressa male non lo so, però cavolo, se si parla, che ne so, di Fiorentina, che cacchio mi vai a parlare di Mussolini? Cosa c'entra, per fare un esempio? Se si parla, non so, appunto di Firenze, mi andava a parlare della Formula 1, va bene. Cioè, questa non si chiama libertà di espressione, cioè questa è prendere YouTube come davvero un ritrovo al bar. Ci tenevo a fare anche dei saluti speciali a dei YouTuber che seguo. Saluto Mauri Capitano Barbadura. Ciao Mauri, cerca di tenere duro. Mi piacciono molto i tuoi video, soprattutto l'ultimo format, uno degli ultimi format, Colazione con Mauri. Continualo perché è molto divertente. Poi voglio salutare Gennaro Gelmini, Alessandro Natalini e anche Arcangeli, che vedo che ogni tanto intervengano, commentano. E poi ci tengo a salutare anche il Bischerazzo, che è ritornato sulla piattaforma YouTube a fare video, bentornato, e anche Silver Drago, che fa dei video interessantissimi sul mistero, sui serial killer, e vi consiglio di andare a dare un'occhiata al suo canale se siete amanti di questo genere, anche delle storie horror. E anche se non so se sta vedendo questo video, però faccio i miei saluti. E poi voglio salutare anche Bandit XP, nonostante non faccia più video, magari perché gli hanno segnalato il canale, non lo so, però spero che
Ritorni presto, ritornerai presto perché insomma, ci dispiace a tutti che non intervieni più. E poi voglio salutare Leon Kennedy, come vedi esisto. Saluto anche Eugenio Knaus, Teo Kilo. Volevo fare anche un saluto a Morellic, o Morellic 777, come 007, vabbè, niente. Perché lui ho visto fare dei video molto ironici, a me piacciono. Ogni tanto guardo i suoi video. Saluto ancora. Basta. Speriamo che la Fiorentina quest'anno riesca a arrivare tra le prime sette, perché pur perdendo alcune partite, però ha dei buoni giocatori. Poi niente, saluto tutti, saluto gli haters, saluto i non haters. Ciao, commentate, mettete like, dislike, quello che volete, tanto inutile dirvi le cose, fate quello che volete. Ciao ciao. Niente, era andata via la memoria. Vabbè. No, comunque, allora, in generale, Sunny Flower non mente mai, non sa mentire, ve lo dico da figlia. E se dice una cosa, è quella, basta. No, vabbè, questa parte non la metto. Vabbè. Leo Kennedy, una volta mi hai scritto. Aspetta, ci devo. Leon Kennedy, una volta mi hai scritto. Sunny Flower sotto i. Niente. Cioè, non è che se io parlo della Francia, allora mi venite a parlare delle macchine, cosa c'entra? E poi ripeto, basta parlare di. MM, sapete di chi sto parlando, senza neanche che dico? Scusate. Cioè, lo potevi dire per scherzo, a battuta, ma lei è un continuo. Cioè, io mi sono andata a rileggere alcune commenti proprio che non hanno né capo né coda. Ecco, per esempio, lui è Federico Chiesa, è uno dei miei giocatori della Fiorentina che preferiti, e lui sarà il futuro della nazionale. Stampatevi questo nome, Federico Chiesa.